Federico. Federico è una delle persone più competenti nel marketing e nella comunicazione, tra l'altro amico comune di un grande che è Livio Sgarbi, che e da sempre loro hanno costruito un progetto per gli odontoiatri, no? Per aumentare, hanno avuto dei risultati straordinari, no? E quindi abbiamo detto: perché non offrire ai nostri centri S Drive questa formazione? E questo ha detto: ma proviamo, ci siamo confrontati, e naturalmente tutto ha un costo, tutto ha un progetto, tutto ha tutto quello che richiede poi i requisiti per divulgare qualcosa che possa avere un senso. Assunto. E allora ho detto: vieni, comunichiamo e facciamo vedere le potenzialità di una formazione mirata alla comunicazione e al marketing nel mondo dell'epigenetica. Perché grazie. No? Proviamoci. Grazie. Grazie. Come state? Vi vedo. Vedo delle facce. Non ce la faccio più. Inizia. Allora, io in questi giorni ho pensato a chi avrei avuto davanti, perché sono abituato a stare di medici, sicuramente, tendenzialmente dentisti, perché è il nostro core business, quindi abbiamo proprio un'accademia per lo sviluppo imprenditoriale dello studio dentistico. Ci occupiamo di questo, però è la prima volta che vedo una sala del genere. E quindi mi chiedevo un attimino che cosa avrei trovato. Folli. E questa cosa mi piace. Dalle prime battute ho subito trovato tre cose che mi sono piaciute. E ho detto: ok, qualcosa si può fare. Queste tre cose sono i dati, i numeri, l'analisi, cosa che ovviamente per il mio lavoro adoro. Noi ci muoviamo solo ed esclusivamente con i numeri, con l'analisi, perché nell'impresa tutte le decisioni prese di pancia sono tendenzialmente decisioni prese male. Sono i numeri che ci aiutano a prendere le giuste decisioni, sempre, perché hanno una caratteristica particolare: sono spietati, ma dicono sempre la verità. Seconda cosa, aiutare le persone. Questa è una cosa che io ritrovo molto nel mio lavoro tutti i giorni, perché tutti i giorni le aziende ci chiamano, i titolari di azienda, i liberi professionisti e quant'altro ci chiamano per migliorare la propria vita, ma non tanto la loro vita professionale dal punto di vista di quello che fanno, magari l'odontoiatra, il farmacista, il nutrizionista e così via, ma tanto aiutarli a migliorare la loro vita personale, perché la loro vita personale passa anche dall'azienda, dal lavoro. E la terza cosa che ho notato, veramente proprio nella prima ora, ero lì dietro che stavo ancora sistemando qualche slide, vi ho guardato da dietro, è l'amore. L'amore dei relatori per le cose che hanno detto. Mi svelo che più o meno ho capito forse un decimo di alcune cose, perché alcuni paroloni mi sfuggono totalmente. Ma adesso vi parlerò proprio di bilanci, di controllo di gestione, di EBD, di tutte queste cose molto complicate per vendicarmi di tutta questa giornata. scherzo, non lo farò, perché parlare di bilanci a quest'ora è veramente difficile. E l'amore di Giorgio, che ha trascinato e ha costruito questa cosa, ma anche l'amore vostro, che seppur vedo queste facce abbastanza distrutte, siete ancora qua, e da dietro, anche se vedo solo le teste, tenete conto che ho più o meno 14 anni d'aula, si nota quando una persona è appassionata e ha voglia di fare quello che sta facendo e ha voglia di star lì seduto ad ascoltare. Quindi, se vi va, ho visto che avete fatto tantissimi applausi ai relatori e così via, vi va di fare un applauso a voi che siete qua in questo momento, per quello che fate e per come lo fate soprattutto. Mi presento, un telecomando. Questa sarà la cosa più difficile della giornata, sappiatelo, stare qui per me è veramente mettermi in gabbia, però ce la facciamo.
Mi presento velocemente, mi chiamo Federico Ghironi, da 14 anni insieme a ECHIS e nello specifico all'Accademia per lo sviluppo imprenditoriale dello studio dentistico faccio formazione imprenditoriale agli studi odontoiatrici. Questa è una delle tantissime, è un collage delle tantissime aule che abbiamo avuto in questi 14 anni. Tenete conto che mediamente in questi 14 anni abbiamo avuto 3.400 aziende che si sono formate con noi. Qualcuna. E in questi 14 anni abbiamo visto veramente tante persone, ho fatto un collage, non si vede molto, qua si vede Andrea Grassi che è il creatore di questa accademia, la seconda persona sono io perché il giorno in cui Andrea ha deciso di creare questa accademia mi ha chiamato e mi ha detto senti Ghiro è il mio nome di battaglia, quindi mi chiamava già così all'epoca, io ho questo progetto, tu sai qualcosa dei dentisti? No. Zero. Ok, vabbè, vieni, vediamo un attimino se si può creare qualcosa. E all'epoca mi disse, guarda, te lo dico subito, è una scommessa, ci stiamo provando, cioè, me l'hanno chiesto, ci proviamo, ma non è un'attività che probabilmente porteremo avanti. In questi 14 anni, 3.400 studi, direi che è andata bene. Questi sono un po' i visi dei nostri corsisti. E ho pensato, mentre venivo qua, ho detto come faccio in 30 minuti a cercare di spiegare che cos'è lo sviluppo d'impresa, cos'è la comunicazione, il marketing, il controllo di gestione in 30 minuti. I miei colleghi mi hanno guardato e hanno detto no Ghiro, tu non ce la farei mai, mi conoscono, sono un po' lungo nelle mie spiegazioni. E allora ho detto come... Ok, grazie. Cioè, se intervieni. La cosa che ho pensato è, ho 14 anni di lavoro dentro le imprese. All'epoca la questione è stata uguale. Ci proviamo a fare una cosa del genere. All'epoca era stato un imprenditore che lavorava con gli studi odontoiatrici e ha detto, se i miei clienti riescono ad applicare le cose che fate voi, abbiamo vinto, riusciamo a curare il mondo. Direi che un po' il discorso su per giù era uguale, io ho detto allora, ok, in 30 minuti magari facciamo, esatto, un ritorno al futuro, cerco di prendere la DeLorean e portarvi un attimino. Ho pensato, come posso fare questi 30 minuti? Beh, ho detto, magari prendo 5-6 tips che ho imparato in questi anni, che sono quelle situazioni ricorrenti che ci troviamo ogni giorno praticamente con gli imprenditori, che sono tendenzialmente delle false credenze che ci limitano nel nostro lavoro e nella nostra impresa. Per far questo e per farlo in orario, vi devo chiedere un patto. Vi va? Semplice, molto semplice. Vabbè, il primo è facile. Vi va se ci prendiamo 30 minuti per noi? Perché oggi avete lavorato tanto per gli altri, forse ce lo meritiamo. 30 minuti per noi, solo per noi, un po' di egoismo, di sano egoismo. L'altra cosa che vi chiedo, fa parte un po' del mio lavoro, del mio personaggio e così via, e siete pronti a una spudorata verità? Anche se fa un po' malino, un po' male, dà un po' fastidio perché riguarda il nostro lavoro e così via? Va bene? Va bene per tutti? Ok, dai ci stiamo riprendendo un po'. Dai, dopo aperitivo, tranquilli. Allora, prima di partire una doverosa premessa. Tenete conto che il 55,2% delle imprese in Italia, parlo del mercato italiano, non generale, chiude entro 5 anni. Wow, cioè la metà delle imprese che aprono, delle aziende che aprono, chiude entro i 5 anni. Secondo voi perché? Randomico, qualche idea? Tasse, spese, carenza di, questo è il periodo giusto sulla carenza del personale, mai come oggi, ma sta cambiando la tendenza, qualche anno su. Come? Pochi clienti e non in target, assoluto. Mancanza di planning, sì, mi piace.
mancanza di marketing. Vengo qua. Ti saluto perché bisogna dire allegria a tutti, come diceva il mio mai buongiorno. Vi saluto, sono Susanna Messaggio, qualcuno si ricorda di me. Una cosa molto importante che mi ha insegnato mai, che il 30% della nostra vita è un dono, è la vita, ma il 70% è nelle nostre mani. Scientificamente parlando si dice epigenetica. Che cosa vuol dire? Ne abbiamo parlato tutto il giorno. Sana alimentazione, sport e movimento e buoni rapporti. Grazie a Giorgio che ci ha dato questa opportunità di essere presente. Mi levo subito perché altrimenti mi picchia, perché bisogna fare velocemente, ma cambiare il timbro della voce da un uomo a una donna e viceversa come ha fatto aiuta a far sì che la gente si svegli anche quando è stanca. Per cui grazie Mike di avermi portato qui con tante energie. Abbiamo parlato che bisogna essere imprenditori e non importa il sesso, importa l'intelligenza e che cosa abbiamo dentro, e una cosa molto importante, l'empatia. Ragazzi, grazie a tutti di essere qui. Grazie. Dillo, è un messaggio della Messaggio. Grazie, grazie. Ragazzi, è veramente la stessa cosa dell'impresa, perché voi state lavorando per aumentare la salute dei vostri clienti, pazienti, dipende da quello che fate, però a volte ci dimentichiamo la salute del nostro posto di lavoro, della nostra azienda, del nostro negozietto, della nostra farmacia, della nostra libera professione, dandola un po' per scontata, ok? Ma è la stessa identica cosa. Ci siamo. La verità è questa, prendetela per buona, non mi rigate la macchina, cerco dopo di... non lo dico. Di dove sono? Non si può sapere. Di Reggio Emilia, ero di Torino, mi sono trasferito a Reggio Emilia, ho fatto un giro strano, sono sardo, Torino, Reggio Emilia. Mi gira un po'. Allora, se non hai ancora ottenuto i risultati che hai sempre desiderato, è probabilmente una tua responsabilità. Finito. Stop. Ah, però le tasse. Però non si trovano le. No. È una questione di responsabilità di gestione. Finito. Non c'è altro da dire. Quindi ho sbagliato tutto nel mio lavoro? No. No, no. Semplicemente molti di noi sono stati ingannati. È un po' come tutto quello che è stato detto oggi, ci sono degli studi magari a metà che hanno settato una parte delle nostre conoscenze, però poi qualcun altro non ha approfondito, non si è chiesto se c'è qualcos'altro dietro. Ho sentito verso la mattinata, spesso ci si ferma semplicemente alle analisi del sangue, ma sono un tassello probabilmente di quello che serve per comprendere una cosa decisamente più complessa. Però se chiediamo a qualsiasi paziente per capire se sta bene o se sta male, cosa fa? Gli esami del sangue. Finito. Stop. E quella è assolutamente, non dico un inganno, ma è semplicemente una credenza che sia. Probabilmente servono, ma probabilmente servirà a qualcos'altro. E da qua ho detto, quali sono i cinque... le cinque credenze forti, i cinque inganni che probabilmente dobbiamo scardinare dall'inizio. Le credenze sono estremamente forti, se ci pensate una credenza può farvi o lanciare il cuore oltre l'ostacolo, vedete? Probabilmente molte persone, e parlando con qualcuno di voi probabilmente mi racconterà la storia, vi sono andati contro a quello che dite, fate o credete, e voi continuate a essere qua, continuate a batterci, continuate a tirare fuori numeri, case study, ne ho visti tantissimi, e li portate in giro per dire, ragazzi, cioè, ok, una volta è coincidenza, due volte è coincidenza, la terza, ok, o dall'altra parte una forte credenza può ingannarti e farti andare totalmente fuori strada. No, è così, e quindi è così. È impossibile fare impresa in Italia, perché le tasse, perché i costi, è assolutamente impossibile. Mi piacerebbe farvi parlare con un po' di dentisti che abbiamo seguito, molti fanno alcuni case study con noi, magari li fanno al mare
o in vacanza. Addirittura abbiamo un caso studio di un cliente che ha deciso di fare il nostro corso, di costruire tutta un'impresa costruita sulle persone, perché il suo grande sogno era fare il giro del mondo in un anno in barca a vela, e quindi aveva bisogno degli altri che portassero avanti la sua azienda. Quindi ci ha messo il doppio carico, non lui stesso che portava avanti l'azienda, ma lui attraverso altre persone. Occhio, la prima è fantastica perché ci aiuta a ottenere i risultati che vogliamo ottenere, la seconda è quell'inganno che ci tiene fermi e non ci fa cambiare le cose. Tipica è la frase: si è sempre fatto così. Primo inganno: il mercato è in crisi. Ma aspetta, il mercato è in crisi, cioè lo dicono tutti, i dati parlano chiaro, anche in televisione lo dicono, anche in radio tra l'altro, quindi i giornali lo dicono. Sì, ci sono delle flessioni? Assolutamente sì. Poi bisognerebbe andare in fondo a capire che cosa significa una flessione, perché una crisi è tutta un'altra roba. Però quello che vi voglio far ragionare è il mercato a cui noi siamo orientati ed è il mercato che interessa a noi. Noi lavoriamo in una microeconomia. Tutti gli spostamenti della macroeconomia assolutamente influenzano i nostri risultati. Ok? Se c'è una crisi, le persone hanno tendenzialmente meno soldi in tasca e quindi spendono di meno. E quindi io che ho la mia microeconomia, o la mia piccola attività, subisco quel mercato. Nella realtà ci sono migliaia di casi che in un mercato in crisi ci sono alcune persone che emergono, ma non perché hanno avuto magari l'idea del secolo di quel momento di crisi del mercato, ma semplicemente perché hanno fatto qualcosa di diverso. Durante la pandemia, vi ho sentito parlare diverse volte della pandemia, c'è stata una forte crisi, assolutamente. Per dire, nel settore del dentale, non vi do un dato, in quei due anni lì il 18% degli studi odontoiatrici ha chiuso. Perché ha chiuso? Siamo andati un po' a analizzare, perché noi lavoriamo in questo campo da tanto e ci siamo chiesti, ma qual è il motivo? Semplice, onor del vero, una buona parte del mercato odontoiatrico è un po' anziano, quindi semplicemente quelle persone hanno detto: sai che c'è? A queste condizioni, in questa maniera, non mi interessa lavorare, chiudo, ormai sono in pensione, finito il discorso. Gli altri, che cosa gli è successo? Non avevano abbastanza denaro da parte per poter affrontare quella crisi. Non puoi fare il co-working da dentista, assolutamente. Esatto, e non lo puoi fare col computer, finito. Dall'altra parte abbiamo notato che invece in quel periodo lì ci sono state delle attività che sono cresciute magari del 20%, del 15%. Cosa è successo? Hanno fatto semplicemente cose diverse. Questo per spiegarvi che anche in un mercato in crisi, anche in un momento difficile, se voi fate girare le rotelline e avete un'azienda che funziona sotto alcuni parametri, potete affrontare qualsiasi tempesta. È una questione di organizzazione. Finito. Stop. Poi, se sei una grande impresa che opera in un grande mercato, è tutto molto più complesso, ma se sei una piccola impresa è tutto decisamente fattibile. Quindi togliamoci subito da dosso che il mercato in crisi è un problema. Secondo inganno: se trovi l'idea giusta, svolti. È semplicemente che questa cosa qua la fanno in molti, è per quello che non riesco a emergere. E poi sai cosa c'è? Molti delle persone che fanno il mio lavoro magari lo fanno un po' male, si fanno pagare un po' meno. Come fai a competere con queste persone? Nella realtà dei fatti, in questo mercato, le grandi idee ormai servono a poco. Pensateci, provate a indovinare, nel mio lavoro molte persone mi dicono, anche nell'ambito amicale, e persone che magari mi conoscono per la prima volta, e una delle prime domande che mi fanno è: senti, io c'ho una grande idea, cioè la devo sviluppare perché questa mi svolta la vita, non l'ha ancora fatta nessuno.
E la mia risposta è sempre, quando sento questa cosa è semplice, ferma. Ti spiego una cosa, vi ricordate quella cosa della verità spietata? E sono molto allenato a fare questa roba qua. Se ancora non l'ha pensata nessuno, è un'idea. Esatto, non ho voluto amplificare la questione. È un'idea che non funziona, perché sennò qualcuno ci pensava. La concentrazione che bisogna avere invece è trovare idee che funzionano e migliorarle. Andare a comprendere le inefficienze, i bisogni, le necessità che magari gli acquirenti di quell'idea hanno. Semplicemente andare a sistemare cose o dei benefici o semplicemente dei servizi che gli altri non danno. Ok? In questo momento storico ne stanno nascendo come funghi. Grazie un po' a tutta la parte online e così via, si cerca di migliorare molto l'esperienza dei clienti, che siano medici o no. Ok? Molto, molto semplice. Io lavorando nel settore dentale ho visto un'evoluzione di questo mondo, perché è vero che non si può fare dello smart working e così via, ma provate a indovinare. A oggi ci sono sistemi molto semplici per controllare l'ortodonzia attraverso un semplice telefono. Questo ti permette di evitare ogni mese di andare dal dentista. Risparmi tempo, denaro, il dentista ti vede meno volte e sei per assurdo più monitorato, perché quel sistema lì ti può controllare anche 15 giorni e può controllare qualsiasi, al di fuori del lavoro dell'ortodonzista, controlla anche se ci sono infiammazioni, se ci sono altre necessità e così via. Mi permette di curarmi risparmiando il tempo. Ho ottenuto tanto e sapete quanto è importante la risorsa tempo oggi per le persone. Non grandi idee, ma analizzare le idee che funzionano e migliorarle. Questo è il trucco. Terzo inganno, mi segue il mio commercialista. C'è qualche commercialista in sala? Nessun commercialista? Ok, posso parlare? Ok, il commercialista è una delle risorse della vostra attività estremamente importanti. È colui che in teoria dovrebbe salvare i margini dallo Stato. Ora so che è triste dover dire salvare i margini dallo Stato, ma questo è gioco. Lo Stato vuole prendervi più soldi possibili, il commercialista dovrebbe aiutarvi legalmente e senza generare problemi a dargliene il meno possibile. Anche questo fa parte della gestione dell'impresa. Ci faccio caso a quante tasse devo pagare e come posso evitare di pagarne il più possibile. Semplice. Però vi faccio una piccola domanda. Quante volte vedete il vostro commercialista in un anno? Mai? Mai? Mai tendenzialmente è verso aprile, maggio, che c'è quella, ve la ricordo, ce l'avete la sensazione nella pancia, vero? Ce l'avete quella sensazione per chi la vede una volta all'anno, no? Che ok, è arrivato il giorno. Ora devo andare, ora lo chiamo. Senti, ciao. A te aspettavo. Ok, va bene. Ora, il commercialista spesso dalle attività viene utilizzato per avere il polso della situazione del benessere della propria attività. Capite che assurdità? Voi vi affidate a una persona che tendenzialmente non vedete, che non è mai dentro la vostra azienda, che non sa che cosa sta succedendo o cosa è successo nel passato, e gli chiedete se stiamo andando bene o male. Ma lui l'unica risposta che vi può dare è se state andando bene o male dal punto di vista fiscale. Finish. Stop. Perché così tante tasse? Perché così tante spese? Aspetta, te lo dico. Guarda questa voce. Quale? Qual è la voce più alta? Personale. Vedi perché paghi così tante, hai così tante spese? Hai troppe persone. Fai licenza qualcuno, così limitiamo le spese e guadagniamo di più. Ecco come distruggere un'attività. Finito. Quindi io mi affido a un commercialista per capire se sto andando bene o male. È come affidarsi a un autista che guida in autostrada bendato. È pericoloso.
Quarto inganno, il passaparola è il miglior marketing. No, vabbè, ma a me fai TikTok, queste cose qua, Facebook, Google, cioè, non, cioè, ma poi noi lavoriamo con la salute, ok? Non è bello, cioè, non è bello fare queste cose. È meglio, è meglio da un certo punto di vista evitare qualsiasi comunicazione. È meglio evitare il marketing. Perché spesso questa affermazione da dov'è che viene, da dove arriva? Perché c'è una grande confusione, o un piccolo inganno anche qua, che vi fa confondere il mondo del marketing con la pubblicità, che sono due cose totalmente diverse. La pubblicità è un frutto del marketing, ma è una cosa che tendenzialmente arriva tanto dopo. Spesso il marketing ha semplicemente un obiettivo primario: far capire il vostro valore, attirare le persone corrette, spiegarglielo nel modo giusto e far sì che quelle persone che avranno il massimo beneficio da voi continueranno a venire a comprare da voi. Ognuno di voi ha un cliente barra paziente che adora, perché ogni volta che viene da voi vi fa le feste, vi adora, non vede l'ora di avere un rapporto con voi, di dare soldi e così via. Ce l'avete? Ognuno ce l'ha, vero? Ecco, quello è il vostro cliente ideale. Come fa il marketing? Il primo presupposto che ha è riuscire a scovare, a trovare quella tipologia di cliente e portarla a casa. E non ha niente a che fare con i social, non ha niente a che fare con la pubblicità, è tutto un altro mondo. Il passaparola è sicuramente un grande strumento, ha un piccolo problema. Quando è che una persona parlerà bene di voi e vi consiglierà un suo amico parente? Quando è che avviene questo? Quando? Quello è quello che lo attiva, ma quando è che accade proprio il fatto che parla con una persona e gli dice: guarda, vai da lei perché wow. Quando ha percepito una qualità, quando in qualche maniera da un certo punto di vista ha avuto un beneficio, sì, e quello è quello che lo fa attivare, però gli dirà, parlerà con la persona semplicemente nel momento in quando troverà una persona che dirà: oh, sai che è un periodo che ho questa cosa qua, secondo me sono un po' stressato, tu, si attiva il cervello e dice: aspetta, ti dico io dove andare, cioè guarda che io mi trovo da Dio, vai qua. Ora, fantastico, bellissimo, sappiate che non ci sono miglior clienti di quelli. Ha un piccolo problema, che dobbiamo aspettare che accada. È un problema. E con gli anni sicuramente aumenterà la nostra clientela, aumenteremo i fatturati e così via. Dipende da una cosa. Uno, se ho abbastanza spalle larghe per poter aspettare quel momento. Due, se non succede nulla fino a quando arriva quel momento, perché il mercato e le cose sono molto repentine. Vi ricordate sempre il Covid, adesso anche nelle aziende è un momento storico, no? Oh raga, dai, una settimana a casa, ci voleva, cioè almeno facciamo un po', stiamo un po' tranquilli e così via. Seconda settimana divertente, terza settimana inizia a diventare tutto meno divertente. Eppure è successo come? Da un momento all'altro. Non ci sono stati avvertimenti. È arrivato e stop. Chi era preparato ne è uscito fuori. Chi non era preparato e stava aspettando il passaparola? Ahimè, no. Ok? È sicuramente uno strumento, non è lo strumento. È uno strumento che possiamo utilizzare, però aspettare il passaparola passivo è pericoloso. Tutto può andare bene. Poi c'è un altro elemento importante: siete disposti ad aspettare quel momento o vorreste avere un'azienda che funziona meglio prima? Perché questo è anche un tema abbastanza importante. Quinto inganno: mi occupo di salute, vietato vendere. È vietato vendere. Questo è un inganno che nella medicina è molto forte.
La vendita per me è vita, nel senso che è uno dei miei lavori, è una parte della mia formazione e così via. Per me è un metodo, è il metodo migliore che avete per poter aiutare le persone a stare bene. Perché ragioniamoci semplicemente. Voi proponete, se una persona vi dice sì, potete migliorargli la vita. Se una persona vi dice no, ma sì, ma affari suoi, ok, lo so. Però se veramente quell'amore che ho sentito dietro, non mi sono sbagliato, no, da quel punto di vista, se veramente vi guida, vi motiva quella roba lì, sicuramente avere uno strumento che vi permette di far dire di sì alle persone, guidarle verso la propria salute, allora perché no la vendita? La vendita è un altro inganno per un semplice motivo, perché siamo abituati a mettere l'etichetta dei venditori ai piazzisti, che sono due esseri viventi totalmente diversi tra di loro. Il piazzista è quello che non gliene frega niente di te, gli interessa una cosa, il contratto, i soldi. Il venditore ha solo una cosa in testa, il concetto di vincere. Io voglio portare a casa il contratto e lo voglio fare affinché tu sia felice, affinché tu abbia fatto il miglior acquisto della tua vita. Ogni volta che vi ho sentito parlare, i vari relatori che sono passati qua davanti, cioè, avete notato come erano... Posso fare ancora una? Ma ancora non che stadio? Perché questa è stata benissima. Allora, è quello che mi fa capire che amore c'è dietro, perché c'è un piccolo presupposto. A chi è che gli piacerebbe venire qua davanti 5 minuti a parlare del suo lavoro, raccontarci quello che fa? E non vale. C'è qualcuno che ha smesso di respirare? C'è un dato di fatto. Una delle paure più grandi dell'essere umano è parlare in pubblico. E quando sei qua e hai così voglia di proseguire nei tuoi stadi, non è tanto, almeno per quello che ho percepito io, non è tanto per dire oh guarda quanto sono bravo, per quello che ho percepito io è stato oh guardate con questa rosa, con queste cose cosa abbiamo fatto, questa è una vittoria perché abbiamo fatto star bene delle persone. E allora se la vendita è lo strumento, perché è lo strumento cardine per portare le persone a capire questa cosa e per far sì che le persone ci dicano di sì, perché no? Bonus, lo volete il bonus? Se sei un bravo operatore, le persone comprano. Non ve la motivo, vi faccio una metafora, ve la butto lì, ve la lascio maturare in testa. Un bravo pizzaiolo è bravo a mettere le persone ai tavoli? È capace di portare i clienti nella sua pizzeria? Cosa fa bene un pizzaiolo? La pizza. Se sei un bravo pizzaiolo probabilmente dovresti continuare a fare la pizza, a meno che non decidi di imparare a fare il ristoratore, che è un altro mestiere, è totalmente diverso, perché ognuno di noi quando ha iniziato la sua attività, io non vi conosco personalmente, qualcuno probabilmente ha un'attività di successo che gli dà grandi soddisfazioni, a qualcuno probabilmente avrà un'attività che non gli sta dando soddisfazioni, qualcuno avrà un'attività in partenza e quindi dici io sono partito adesso, sono motivato, devo ancora vederle le soddisfazioni, ma sono motivato, la motivazione c'è, però c'è un dato di fatto, spesso alcune persone, molti di noi, probabilmente tutti, una piccola domanda in testa gli è sorta, che è ma avrò fatto una cazzata? Capitato? Sì? A tutti? Ok, non sono strano io, ok, perfetto. Ecco, questo il bonus era per dirvi, signori, è ottimo quello che fate, se volete continuare a farlo, farlo con un'impresa in salute, e in salute significa che può continuare ad andare avanti, non ha problemi di liquidità, non ha problemi nei momenti di crisi, non, vi dà soddisfazioni, non sei la persona che guadagna di meno, perché anche quello è una cosa che succede spesso in azienda, e soprattutto a volte, dipende da come lo volete costruire, è un'attività che può andare avanti anche senza di voi, allora oltre al vostro mestiere ne dovete aggiungere un altro, che è il mestiere dell'imprenditore.
ma io sono un libero professionista, io lavoro con me stesso, sono sempre solo, che vita triste. No, scherzo, è uguale. Certo, non hai un'impresa organizzata con una struttura, con delle risorse umane, che ha alcune sfide, ma il processo è uguale, identico. Io ho bisogno di, in primis, comunicare bene ai miei pazienti che cosa gli sto proponendo e che tipo di valore ha. Ho bisogno di analisi, ho bisogno di numeri, ho bisogno di capire dov'è il problema e quando ho trovato il problema intervengo. Questo è il lavoro di un imprenditore. Probabilmente è il lavoro che fate ogni giorno con la vostra attività, per i vostri pazienti. La mia domanda è: quando è che iniziate a farlo per voi? Veloce, abbiamo un minuto. Un minuto. Al microfono vuoi dire? Poi ho due cose da dirvi ancora. Da ricercatore a professore associato a 3 cattedre in università e sono nella presidenza dei giornalisti e scrivo per tutti i medici. Questa è la cosa più importante della vita vera, perché c'è la vita vera e la vita fiction. La vita fiction, se vuoi, è la televisione dove tu puoi ballare, divertirti e giocare e fare marketing o marketing, come dicevi in un altro contesto. Invece la cosa vera è riuscire a far sì che tutti i nostri dottori si elevino, perché c'è una persona che ha studiato e che può aiutarli a crescere, far capire la semplicità e la diversità delle loro specializzazioni. Questa è la cosa più importante, e quando abbiamo imparato a scoprire anche dei prodotti dove tante volte ci si mette pubblicitariamente di fianco, cioè il food è importante perché oggi abbiamo parlato di tutto ciò che ci fa stare meglio, e tra queste cose sia uomini che donne hanno le vitamine, che abbiamo detto, abbiamo parlato di umani ma anche di animali, cani, per cui l'importanza del rispetto e delle biodiversità. La parola biodiversità vuol dire aiutare il pianeta, che deve essere sostenuto e sostenibile anche dalle persone, perché l'intelligenza arriva non soltanto da quella artificiale o dalla telemedicina per i dottori, l'intelligenza arriva dal cuore, per cui bisogna imparare ad essere belli dentro, avere rispetto di noi per avere rispetto fuori. Per cui grazie a tutti di essere intervenuti, e ogni giorno bisogna essere imprenditori di se stessi per andare avanti. Allegria, grazie. Ciao. Grazie. Chiudo! Vi va se vi spiego un po' cosa abbiamo costruito con Giorgio? Così dici, ok, mi interessa, cosa possiamo fare? Allora, molto, molto semplice, questo ve l'ho già detto. Il processo che abbiamo costruito, perché Giorgio mi ha un po' spiegato chi siete, cosa fate, così via, ho detto, ok, dobbiamo modificare il programma che abbiamo in essere perché deve essere costruito in una maniera diversa. Una cosa che mi interessa portare è sicuramente il salto di paradigma, capire il mercato come è cambiato, come sono cambiati i pazienti o i clienti, dipende da che tipo di attività, cosa ci chiedono, perché poi di per sé è la cosa più importante è capire le loro richieste per poterle soddisfare. Che differenza c'è tra un professionista e un imprenditore? Allenare quella che noi chiamiamo la catena del profitto, cioè i vari meccanismi che vi portano a rendere un'azienda profittevole. Come dovrei essere pagato? Questo secondo me vi interessa molto, perché spesso non lo comprendiamo, e capire che il paziente è anche un cliente e sapere gestirlo come un cliente nei momenti corretti. Costruire il controllo di gestione, cos'è? La vostra analisi è uguale, identico, solo che parla della vostra azienda. Riuscire a fare un'analisi della vostra attività mensilmente e trimestralmente, ok? In modo di capire attraverso i numeri, attraverso i dati, cos'è che non sta succedendo, a quante persone è successo di dire, perché io ho lavorato come un matto, ma dove sono i soldi? Ecco, questa parte qua ci dice esattamente dove sono e ci aiuta a comprendere come aggiustare il tiro, quindi sistemare tutte le problematiche della vostra attività. Marketing sanitario è una roba un po' diversa dal marketing, ha delle finezze in più, ha qualche logica di struttura in più, soprattutto perché deve essere tendenzialmente un marketing educazionale, non di offerta. Non lavoriamo col 3x2, non lavoriamo con gli sconti, noi lavoriamo con l'educazione delle persone. Questo ci porta a farci dire di sì.
E poi, come ultimo tassello, un po' per l'analisi che abbiamo fatto con alcuni di voi, tutta la vendita in ambito sanitario. Ok? Comprendere innanzitutto che cos'è la vendita in ambito sanitario e qual è il processo per generare una vendita costruita a modo che ci aumenta semplicemente i sì. Ok? Perché probabilmente è una delle carenze che abbiamo, spesso aspettiamo che qualcuno ci chieda qualcosa, ma in realtà potremo lavorare nel proporre in maniera adeguata. Ok? Se avete da segnarvi il calendario, vi do le date che abbiamo individuato, 18 e 19 gennaio 2025, sono due giornate serrate di lavoro, non volevamo occuparvene di più, ne abbiamo messe due, saranno due giornate belle, belle, intense. Vi interessa l'investimento? Sì? Vado? Allora, qua c'è stata una chiacchiera all'ultimo sangue con Giorgio, nel senso... Sì, perché loro costano parecchio. Sì, forse siamo l'azienda di formazione. E allora gli ho detto, fammi la formazione, mettiamoci d'accordo. Le ultime ritarature le abbiamo fatte nell'ultima pausa di oggi, solo per dirvi. Allora, noi mediamente il nostro percorso, lo potete chiedere, se conoscete qualche dentista che ha frequentato, glielo potete chiedere. Per il nostro pacchetto il valore del corso è di 1.497 euro più IVA. Ok? Ora, sistemando un po' di cose, schiacciando le tre giornate a due giornate, mettendo poi Giorgio che mi ha minacciato un paio di volte, cioè, c'è stata una lunga trattativa. Abbiamo deciso che per questo giro e per questa data, che diciamo è la nostra data di inizio e quindi vogliamo anche prendere un po' le misure, e ve lo dico ragazzi, per questa data, perché... ve lo dico così, 497 euro è veramente il minimo indispensabile che abbiamo per andare in aula, ok? Per fare la roba. Per questo, per questa volta, poi dalla prossima capiamo, ragioniamo, comprendiamo un attimino come muoverci e vediamo come strutturare. Vi piace? Se avete deciso ora di iscrivervi, fuori uscita c'è la segreteria, fermatevi un attimino lì, io comunque rimango qua perché non ho capito questa cosa, ma io questa cosa la faccio, rimango a vostra disposizione, rispondo a qualsiasi domanda e... Aspettate un secondo, non andate via, un minuto. Grazie. No, allora...